Il responsabile del terzo servizio del comune di Fiumefreddo, Salvatore Leonardi, ha emesso una determinazione inerente all'impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria della villa comunale. Infatti, al fine di tutelare l'incolumità pubblica di quanti fruiscono degli spazi della villa, garantendo la sicurezza necessaria a un luogo pubblico, è necessario ripristinare gli elementi strutturali danneggiati. Muretti, alzate e gradini sono dissestati e danneggiati in certi casi. Si procederà pertanto alla copertura dei muretti con elementi prefabbricati in cemento, alla dismissione delle lastre di marmo e alla collocazione di lastre di pietra lavica per pavimentazione, soglie, davanzali, pedate e alzate di gradini. I lavori, che dovranno venire eseguiti con urgenza, sono stati affidati alla ditta Edil Fiumefreddo Società Cooperativa. Interventi di manutenzione straordinaria, questi, ha detto il sindaco di Fiumefreddo Marco Alosi, che potevano essere evitati, destinando queste somme ad altro, se solo si sviluppasse una maggiore educazione e coscienza civica. Purtroppo il comune si ritrova spesso, come in questo caso per la villa comunale, ha detto Alosi, a dover destinare centinaia di euro alla messa in sesto di infrastrutture danneggiate da vandali, da cittadini che dovrebbero aver cura del bene pubblico, in maniera tale da poter spendere questi soldi per migliorare la nostra città e non per aggiustare strutture già esistenti e precedentemente funzionanti.